I punti fondamentali che ci siamo posti, diciamo, come obiettivo sono una maggiore capillarità dell'azione che svolgono i portavoce proprio per non perdere il collegamento con gli attivisti e con i cittadini, che poi sono coloro i quali sul territorio vivono in prima persona ed ogni giorno delle questioni che sono relative alla difesa e alla percezione anche della sicurezza, come abbiamo vissuto per diverso tempo, insomma, in questi mesi. Sappiamo bene che molto spesso la percezione molto spesso non corrisponde al dato effettivo di quella che può essere una sensazione di sicurezza legata magari al discorso dell'immigrazione piuttosto che alla presenza, diciamo, e all'intervento delle forze armate che sicuramente prima del 2005, nel momento in cui è stata poi abolita la leva, era più integrata alla cittadinanza. Quindi uno dei nostri obiettivi è proprio stringere, diciamo, questo, accorciare queste distanze e dare la possibilità agli attivisti e ai cittadini di avere percezione di che cosa le forze armate fanno molto spesso a testa bassa in silenzio per il paese e soprattutto avere percezione delle modalità con cui diciamo, le tasse che poi vengono spese per sostenere le spese importanti di un settore come quello della difesa, a cosa corrispondono poi a livello locale e su tutto il territorio.